Signore e signori, eccoci qua tornati. Io sono Trenos, qua sempre piegato dal carissimo Kenren. Fra poco che andremo a vedere. Rinnova ovviamente gli auguri a tutte le giocatrici che ci stanno osservando da casa. Giustamente, giustamente. Fra poco andremo a vedere quello che è il match tra i Forge e i Five Hydra. Che cosa ti aspetti succeda? Allora, i Five Hydra, onestamente, ultimamente ci hanno dimostrato di essere a tanto così dal fare l'esplosione finale per diventare un team davvero convincente, e volta dopo volta siamo lì a chiederci: ma cosa manca a questo team? Cosa manca ai Five Hydra per fare il passo grosso all'interno del competitivo italiano? Allora, onestamente, uno dei fattori principali che sembra mancare a un team che è giovanissimo, ricordiamo i Five Hydra, a livello di non solo formazione, ma a livello proprio di associazione, sono una delle associazioni più giovani del panorama italiano, quindi è normale che manchi esperienza, sembra essere solo quello. Sì, da parte loro, qualora dovessero comunque riuscire a ottenere dei buoni risultati lungo questo PG Nationals, mi aspetto un'esplosione totale lungo quello che poi sarà il Summer Split. E ricordiamo, signore e signori, che il PG Nationals non dura soltanto questa split, non dura soltanto questi pochi mesi, ma poi, una volta che passeremo anche con gli LCS europei e americani alla Summer Split, si riattiverà il circuito di PG Nationals anche per l'Italia e quindi ricominceremo tutto da capo. Con quello che è il periodo di intermezzo, dove, dato che quest'anno abbiamo deciso di tenervi compagnia letteralmente per tutto l'anno e non farvi mancare mai niente, solitamente ci prendevamo una lunga pausa lungo quei periodi d'aprile e maggio, dove c'era il Mid-Season Invitational e basta. Invece quest'anno, oltre al Mid-Season Invitational, che vi terrà compagnia per tutto maggio, avremo, non tutto maggio, ma per la stragrande maggioranza di maggio, avremo lungo tutto aprile poi anche il torneo paneuropeo, esatto, dove i vincitori del PG Nationals Predator, gli eletti gladiatori italiani, andranno ad affrontare i vincitori di tutte le altre leghe nazionali per vedere chi al momento, nella totalità dello scenario europeo, riesce ad avere la meglio sui contendenti. Più che altro, una Champions League di League of Legends, in pratica. Sì, esattamente, un modo per non solo farsi notare a livello competitivo più alto, perché ragazzi, diciamocelo, attualmente, oltre agli LCS europei, questo torneo paneuropeo risulterà essere in Europa il livello più alto di gioco competitivo. Sì. E quindi è anche un'occasione per presentarsi all'Europa. Esatto. Magari giocatori che al momento non hanno mai avuto l'occasione di dimostrare la propria capacità individuale. Cosa succede? Magari fanno una perfetta partita di fronte agli occhi di tutti alla quarti di finale, alla semifinale, alla finale del torneo paneuropeo, e qualcuno dice: oh mazza, quel jungler è più forte di Gius, ma famo che ce lo prendiamo. Sei una persona orribile. No, ma come? Non solo dal punto di vista dei giocatori singoli, ma anche dal punto di vista delle associazioni. Far vedere che l'Italia ha qualcosa da offrire a livello proprio di impegno competitivo come team e come struttura, come infrastruttura. È una cosa che effettivamente molte associazioni hanno davvero tanto faticato a fare. Ricordiamo quella che è stata una breve parentesi internazionale da parte del Team Forge, che era riuscito ad arrivare alle Challenger Series e a tanto così dalla qualificazione, per poi trovarsi purtroppo schiacciata da quelli che erano i Fnatic Academy, che poi sono diventati i Misfits, se sì, non sbaglio. Sì, sono diventati Misfits poi. Che ironia. No, aspetta, erano i Misfits Academy nell'anno dei Fnatic Academy. Andiamo poi a ripassarci il tutto per non confondere il pubblico. Un po' di storia, sì, dovremmo ripassare. Sinceramente, il fatto che finalmente la Riot abbia voluto dare ad ogni nazione in Europa un affaccio ad uno scenario totalmente europeo è un passo avanti enorme. Tra l'altro è un segnale importante, fa capire come la scena si stia evolvendo a livello europeo. Sì. Che poi noi ne traiamo conseguenza, perché attualmente in Italia siamo quelli un po' più indietro, ma stiamo recuperando con passi da gigante. E questo è uno di quelli più importanti. E il prossimo passo da gigante che faremo sarà quello verso la selezione campioni, signore e signori. Perché in quella che è la seconda partita della giornata odierna di PG Nationals Predator, i Five Hydra andranno ad affrontare il Team Forge. Stavamo dicendo cosa aspettarci. Five Hydra, team giovane che sembra mancare un po' di esperienza, ma che si è dimostrato capace sia di buone draft, quindi comunque anche delle lodi a un coaching staff che sta riuscendo a prendere una formazione così giovane, a fargli ottenere così tanto, e
anche le prestazioni meccaniche singolari effettivamente sono ben impostate. Ogni tanto peccano di macro esecuzione. Quando vanno a draftare delle macro strategie magari un po' troppo complesse, l'esecuzione in partita sembra non essere proprio on point. E parlando di esecuzione in partita, ieri da parte del Team Forge, onestamente, non la più pulita delle esecuzioni contro gli Idomina. Non... Per carità, poi hanno portato a casa una vittoria comunque pulita e comunque sono sul loro 6-1 comodi comodi in classifica. Tranquilli e rilassati. Quindi però... non voglio fare da detrattore di quello che è un team storicamente uno dei più eccellenti del panorama italiano. Diciamo che per i FiveVidra questa è anche una bella prova del fuoco. Sì, decisamente. Qua andiamo a vedere un attimo quelli che sono i ban fino ad ora. Ryze e Galio bannati per la corsia centrale, molto sensato considerato la loro forza attualmente. Sejuani bannato da parte di FiveVidra, considerato un power pick insieme a Tristana in giungla e come di carry. Mentre invece i Forge sono più proattivi nel contropiccare. Fiora viene tolta subito. Oh. E quella è subito Cassiopeia selezionata per Clavu. Clavu, okay. Ricordiamo essere una delle più eccellenti Magnifiche. Cassiopeia del Magnifico. Panorama italiano. Quindi mettere dalla propria quel campione e riuscire ad affiancarlo a Xayah è già enorme come primo passo di draft da parte dei Forge. Bello. Hai messo un power pick che è uno dei comfort pick di uno dei tuoi giocatori principali e hai messo il power pick per quanto riguarda il ruolo di tiratore. Esatto. Selezionata Caitlyn per gestire quella Xayah, buona perché comunque cercherà... In fase di corsia sì è buona, ma arrivi al mid game e Xayah fa i disastri in teamfight. Canne open. Non penso che lo vadano a selezionare i FiveVidra. E appunto è questo il problema. Rakan sarebbe incredibilmente subottimale nella formazione dei FiveVidra. E questo lo lascia disponibile per i Forge. Sì, i Forge quindi avranno disponibile il combo Xayah Rakan estremamente efficace, ricordiamo, grazie alla sinergia di alcune delle passive. Invece selezionano Camille. Sembra essere quella l'idea per mettere in mano the game Camille. Renekton. Renekton, dubito sarà lui la selezione, salvo appunto non ci sia qualcosa che sfugge a noi caster, perché il siamo... Allora, da dire un paio di cose. Il press di attack insieme alla come ramo secondario alla dominazione non è per niente male su Renekton adesso. Ma Renekton è male adesso su Renekton? Ma come detto, il discorso è questo. È che ci sono campioni come Camille, per quale motivo dovresti prendere Renekton? Con la possibilità di flex, perché quella potrebbe essere comodamente Camille nelle mani di Click. Conferendo poi ai Forge un top laner tank. Infatti vediamo il ban di Cho'Gath. Ban di Cho'Gath solitamente telegrafa abbastanza quella Camille in giungla, perché non ti dispiace mettere Camille contro Cho'Gath. Non ha problemi più altro a gestirlo. Eccolo subito il ban di Rakan da parte dei FiveVidra. E adesso se i Forge vanno a bannare un tank come magari Sion, che sinceramente per Camille è una delle cose che odia gestire, per quanto lo possa gestire bene se eseguito meccanicamente correttamente. Bannato Brom invece, sensatissimo come ban, perché vuoi dare a Xayah spazio libero d'azione. E ricordiamo che l'indistruttibile di Brom va a bloccare le piume sul posto, ne impedisce la distribuzione durante le schermaglie. Vero. E durante scenari più complicati, e impedisce a Xayah di essere efficiente al 100%. E quindi finisci per avere un campione che si basa sul poter posizionare correttamente le proprie piume alle spalle degli avversari, con Brom che nega questa possibilità e limita molto quindi il campo d'azione, diventa un campo d'azione più reattivo quello di Xayah. Orn selezionato da parte dei Forge. Ricordiamo che nonostante i nerf, anche Orn è tornato in auge nella 8.4 per un semplice motivo: lo standard del comando. Sì. Fin troppe cose sono tornate in auge per lo standard del comando. Quello potrebbe essere Gangplank per i FiveVidra. Contro Orn ha senso, perché arriva allora punto. La corsia, ma dove sono i tank e dov'è il tuo standardo del comando se sei nei FiveVidra adesso? Vogliono vincere nei primi 15-20 minuti. Che scommessona con Talia e Gangplank. Scommessa. Allora, aspetta, intanto viene selezionato Alistar, quindi i tank, cioè la frontline c'è ed è una. La cosa è questa: se riescono a ottenere vantaggi di FiveVidra grazie a Kema con Kha'Zix in mano, cosa che abbiamo visto succedere nel game precedente, quindi con Demon, esatto, quindi non puoi toglierlo dal tavolo. Da parte di Kema l'hai nominato, approfitto di essere al caster desk oggi per fargli personalmente i miei complimenti per quella che è stata la sua performance di ieri. Una quantità di Baron rubati che neanche Broxa praticamente durante una singola partita. Quello è Orn support. Sì, quello è un Orn support. Oh, che bel flex qui da parte dei Forge. Wow. E adesso la situazione diventa davvero complicata da gestire, perché Gangplank è contro Sion. Avevi messo Gangplank contro Orn e adesso è contro Sion.
Bello il bait di Horn, mi è piaciuto. Qua Cristo va dimostra proprio come il semplicemente selezionare un campione e portare gli avversari a pensare ok, quello è top di sicuro subito. Anche perché Horn support nella 8.4 non è una cosa che si vedeva così tanto. Non è ma malvagio, ricordiamo però che è uno dei campioni preferiti di Ephias. Ephias ha una zona di comfort, ha due zone di comfort diverse, curioso, è un giocatore molto poliedrico Ephias da questo punto di vista. Ha la zona del comfort sull'utility con la sua Janna, che è una delle migliori in assoluto nel competitivo, affiancata alla Janna di Britz, che però solitamente va a buildare cose un po' anomale, tipo un terrore dei Lich. Britz fa cose strane ogni tanto, ragazzi. È aggressivo. Sì, terrore dei Lich su Janna. È vabbè, aggressivo. E poi ha la sua zona di comfort sui tank. È aggressivo. Sto parlando sempre di Ephias. No, Britz è aggressivo. È aggressivo, sì. Britz. Ephias invece non è così aggressivo come Britz, che è molto aggressivo. Ma ha questa sua zona di comfort formata da Ornn e Braum per quanto riguarda i ciccioni della corsia inferiore. E quanto è bravo con questi campioni. Tra l'altro con Ornn è una macchina. Non me l'aspettavo subito così il flex pick. Più che altro perché hanno totalmente ignorato Sion, i Five Hydra. È una cosa che non puoi andare a sottovalutare. Noi lo vediamo in anticipo, quindi vi avvisiamo anche in anticipo. Una cosa bruttissima, dato il matchup modificato all'improvviso in corsia superiore, Gangplank si è trovato costretto a optare per la presa dell'immortale e non per la cleptomanzia. Per cercare di sopravvivere in qualsiasi modo a quel Sion in corsia. Questo è grave, grave, grave. È proprio brutto. Perché però è l'adattamento corretto. È giusto farlo. Sì, il problema, sì, allora, non stiamo criticando la scelta della presa dell'immortale. Anzi, stiamo lodando quella che è stata una scelta difficile da fare, che i Forge hanno obbligato semplicemente con la draft. Non sarà facile cercare di gestire nella totalità della partita un Sion senza la cleptomanzia. Zero. Signore e signori, siamo entrati all'interno della landa. Adesso dovremo viaggiare subito a vedere che cosa succede in questo game. Five Hydra che sono 2-5 contro i Forge che sono 6-1. Secondo in classifica, ma soltanto per un piccolo incidente di... mentre viaggiavano felici. Sì, beati. Sì. Beh, l'incidente è stato comunque un team degli Outplayed che sulle ali di Orome nello scontro diretto hanno preso il volo. Sinceramente però mi aspetto una rimonta da parte loro. Mi aspetto comunque che il secondo scontro diretto, ricordiamo che adesso ci troviamo già nel girone di ritorno, possa regalare non poche emozioni, e avere un pareggio tra questi due team in testa alla classifica sarebbe enorme. Anche solo per il piacere di poter castare uno spareggio. Sì. Vediamo un po' qua come andranno a selezionare i singoli oggetti. Tutti, entrambi i jungler decidono di puntare a un macete. Corsi superiore con Sion che invece di andare per una pozione a corruzione, cosa cui è solito prendere quando hai la cometa, sì, va per uno scudo di Doran per sopravvivere alla Rust di Gangplank. Cosa che sinceramente nei primi livelli si è abbassato di molto dalla 8.4, proprio dovuto al fatto al costo di mana aumentato. E mi viene a chiedere, ne vale la pena? Dipende come lo contestualizzi, perché ci sono delle condizioni dove effettivamente ne vale la pena e Gangplank rischia di essere una di quelle. Però non mi sarebbe dispiaciuto la pozione della corruzione. Sono d'accordo con te. Cioè, è sensato lo scudo di Doran in questo matchup. Però con quel mana in più semplicemente avresti potuto dare molto più fastidio a quel Gangplank e tenerlo sotto controllo. Vedremo, vedremo. Vado a vedere. Ricordiamo che comunque noi caster siamo sì narratori onniscienti, ma solo su quella che è la partita. Non ci è possibile sapere che cosa succede negli scrim, negli allenamenti di questi team. Quindi magari qualche strategia segreta, qualche particolare zona di comfort che noi non conosciamo. Qui Rico, buono il sidestep e buono il barile. Molto aggressivo questo Gangplank contro Sion. Deve, per forza di cose. Se non va aggressivo adesso, questo Gangplank non potrà più recuperare in alcun modo e forma. È quella la cosa. Con Sion i tempi di gioco diventano aggressivi nei confronti di Gangplank. Una volta, intanto qua arriva la gank da parte di Click, potrebbe esserci l'uccisione. No! Invece no! Sì, il primo sangue! Il veleno riesce
per il rotto della cuffia a portare a casa l'uccisione. Intanto corsi superiore da parte di The Game, in cui reagisce alle aggressioni di Rico. Ma il grasso di Undying lo cura veramente tanto, e i barili uno dopo l'altro continuano ad arrivargli in testa. Niente danno puro a questo giro. Non può avvicinarsi ovviamente Rico, essendo sotto la torre The Game. Buono qui il decimare, che fa cadere anche una cometa arcana sulla testa di quel Gangplank, che però tutto sommato non sembra star soffrendo particolarmente la corsia contro Sion. Comunque la presa dell'immortale, proccata grazie al parlè, permette al pirata di Bilgewater di rimanere competitivo per quanto riguarda non solo la salute presente durante i trade, ma poi gli permette anche di scalare bene in maniera un po' più difensiva grazie agli HP bonus. Nella corsia inferiore, come preventivato, comunque la presenza di Ornn rompe tante uova nel paniere a quello che è l'Alistar dei Five Hydra, e sta portando parzialmente la corsia dei Forge ad avere un vantaggio, non tanto sul farm, ma per quanto riguarda il push. Avere un vantaggio in push con un jungler che ha preso comunque un'uccisione mid e un drago infernale sulla mappa è fondamentale. Che altro tipo di iClabu, che a 4 minuti ha preso il first blood e ha già la Tear of the Goddess, la lacrima della dea. Sì. Un oggetto che è fondamentale per l'abbraccio serafico e che ora è così forte su un campione come Cassiopea, grazie al fatto che è stata inserita della cooldown reduction nell'oggetto, la riduzione di ricarica. Esattamente. Ci sono così tanti campioni resi forti da questo cambiamento e Cassiopea ci va a nozze. Sì. Assolutamente. Cassiopeia, scatto fasico dalla sua, semplicemente nuova itemizzazione, rinasce a nuova vita, modi fenice delle ceneri all'interno della 8.4. Ancora non sono stato soddisfatto in quelli che sono le mie più turpi voglie nella corsia centrale, e non abbiamo visto un lega magie su Cassiopeia. Non ancora. Ma personalmente trovo che sia un oggetto fantastico sulla donna serpente. Più che altro diventa così facile staccarlo arrivato a un certo punto della partita. Hai esatto. Cooldown già tangente a zero subito una volta che prendi la Q e la E. Ma sai, senza neanche dover mettere a segno i danni, solo spammare la E senza tempo di ricarica per aumentare le stack sul Lega Magie. E sì, puoi, puoi fare letteralmente quello che vuoi su Cassiopeia, anche perché comunque la staffa dell'Arcangelo con un quantitativo di mana flat pari a 1400 attualmente non ti darà problemi lungo tutto. Poi vediamo Club. Guarda Club come va, aggressione. Però i danni li sente anche lui. Vabbè, normale, considerato che ha deciso di optare per una build che scala. Può permetterselo proprio grazie al vantaggio ottenuto inizialmente, ma non è una cosa che Thalia può punire. Cioè, può punirlo nel momento in cui va aggressiva Cassiopeia. Okay. Ma se Cassiopeia non va aggressiva, Thalia è là che guarda e piange. Semplicemente. Sì, 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 sono d'accordo da questo punto di vista. Infatti guarda la differenza in minion, 22, era 22, e di nuovo 22, ringrazio i due giocatori. Il tutto con uno smaterializzatore nelle mani di Thalia, è questo che stupisce. Comunque la presenza di un oggetto che va a catalizzare il proprio wave clear. Superiore, gank a 3, mi ricorda la prima settimana di Vitality. Infatti eccolo qua, la gank costretta per il difensivo Rico. Boom! Una testata proprio con la ultimate di Sion è sufficiente. Club ha investito molto tempo però in questa corsia senza ottenere nulla, e perderà un po' di pressione in corsa centrale. Non che sia troppo problematico, considerato che Syntax è andato in base e adesso è tornato in corsia, ma col teletrasporto, quindi avrà un leggero vantaggio. O meglio, non un leggero vantaggio, avrà un momento di respiro. Ne aveva disperatamente bisogno Syntax. Aveva bisogno di poter recuperare un po' sul farm, aveva bisogno di non trovarsi costantemente arrassato dal veleno di Cassiopeia. La situazione è buona per ora. Sì. Doppio anello di Dorang, quindi niente selezione della maschera abissale a partita lì, che cosa ne pensi? Così allora, che è contro una Cassiopeia che sta prendendo vantaggio. Il problema è che comunque rimane troppo subottimale. Oh, qui Kema veramente basso di vita, click, potrebbe trovare fuori posizione Syntax, lo riesce spazzata a rallentare. Spazzata tattica, no, e niente. Non riesce a rallentarlo. Nel frattempo però Ephias ha impedito al dragone di resettarsi, questo è importantissimo, potrebbe significare drago gratis per i Forge, vedremo se sarà così. Enz Assunto davvero di riesce a zonare l'avversario. Gotrek che quasi viene colpito alla testata di Ornn. Niente a fare, triplo knockup da parte di Ornn, che verrà abbandonato immediatamente perché se no sarebbe morto 100%. Deve andarsene Gotrek. Flash via. Vogliono la torre, vogliono la torre. Vorrebbero le kill, ma devono soltanto accontentarsi. Poveretti, poveretti. Poverini, solo il primo mattone insieme al drago infernale. Che cosa orribile.
Vediamo se effettivamente riusciranno a completare questa conquista. C'è Thalia, potrebbe arrivare il muro della tessitrice, ma ingaggiare 3 contro 4 non è la più saggia delle decisioni, con un tiratore che ha un terzo della propria barra del mana e metà della propria barra degli HP. E infatti Thalia è lì semplicemente a far resettare il tutto. Non conquistano la torre, i Forge perdono un po' di tempo su questa corsia inferiore. Ed Evias su Evias, che è veramente vasto, costretto a fare un ferito. E Enza addirittura il flash per fuggire dagli avversari. Niente utilizzo della ultimate da parte di Xayah. Non c'era bisogno, semplicemente ha pushato fuori dal tentativo di engage di Alistar. Ma comunque sei riuscito a punire. Sei riuscito a punire Ephias in maniera pesante. Questo è importante. E se inizialmente stavamo dicendo che ok, Forge avevano perso un po' di tempo ma ha trovato una kill, adesso neanche quella perché l'hanno scambiata. Hanno solo perso tempo. Buono il contropiede da parte dei Five Hydra, che mettono una kill della loro, fermano il sanguinamento. E questa è un'altra cosa importante, perché con una composizione come quella dei Forge, quel decimare non l'ha colpito mai nella vita, davvero. L'hitbox non c'era. Vabbè. Purtroppo è buggato anche quello. No, è una questione di prospettiva. Sì, purtroppo. È buggato nei confronti della prospettiva. Cioè, sì. Da una certa prospettiva sembra che non ti stia prendendo, invece ti prende. Sì, esatto. Purtroppo è uno dei problemi che quando crei un gioco che ha un... cioè, questa prospettiva, cioè, è quasi impossibile riuscire a far capire effettivamente dov'è l'hitbox. Qui Organ si affaccia ad Ephias, semplicemente un po' di scambio di alitate della montagna da parte del dio della forgia, che è molto tematicamente appropriato con il Team Forge. Se devi scegliere un campione per farti da emblema, chi meglio di Ornn se sei nei Forge? Giusto così. E i Five Hydra chi dovrebbero scegliere secondo te? Chi potrebbe essere un interessante... Beh, un Hydra non è un drago, però Shyvana è molto noiosa. Una campione Hydra non è stato ancora creato all'interno di League of Legends. Potrebbe essere, non lo so, il nuovo... No. No? Che noia. Un nuovo jungler tank che fa danni puri percentuali ogni 3 colpi. No, no, aspetta, che scala con la vita. Che scalano con la vita. Ogni 3 colpi. Esatto. No, ogni 5, adesso c'è Kai'Sa, quindi ogni 5. Giusto, scusami. Adesso è il nuovo meme, sono 5 colpi. Comunque, fase di corsia che adesso cominciano ad andare a rallentare leggermente, con soltanto Click che imposta un tempo di gioco più aggressivo. Nonostante le tante gank da parte di Click, hai una evocazione, occhio alla porzione inferiore. Niente da fare, non va a segno. Va a segno soltanto la porzione di arrivo, non quella di ritorno. Dicevo, hai un Kha'Zix che nonostante sia stato libero di farmare allegramente e Click ha gankato di più. Sì. È risultato più di impatto Click, perché ha comunque ottenuto la stessa quantità di farm di Kema. Ok. Questi game sto notando che sono tutti determinati da jungler, o è una mia sensazione? La patch 8.4 che è determinata dai jungler, perché l'assenza di visione ti porta ad essere troppo più predominante come ruolo. Quello è un bush della morte di Fnatic o dei Forge? Erano là in 3 a camperati. È come Sion, dipende dalla prospettiva. Tanto qua, tentativo di engage da parte di Click. Ha utilizzato il suo flash addirittura per provare a ingaggiare su Organ e Gotrek. Un rampino che probabilmente ha provato ad allungare. Niente da fare per lui. Rico di nuovo lanciato in aria dal decimare di Sion. Ecco, se da un lato effettivamente la presa dell'immortale ti permette di gestire bene i trade a... nella nudità dei campioni, ovvero senza oggetti all'interno del loro inventario, una volta conquistato un po' di armatura per Gangplank, la fase di corsia praticamente finisce. Deve solo cercare di pulire le ondate di minion con i suoi barili quanto può, perché comunque vediamo un vantaggio abbastanza netto, quasi 20 minion da parte di Sion nei suoi confronti. Beh, considera che nel momento in cui hanno divato la torre della corsia superiore, Gangplank aveva già 2 ondate di minion che stavano per scontrarsi contro la torre stessa. Oltre a quello, il poter essere zonato dalla farm in una parte nelle fasi più avanzate della partita. Cioè, parliamoci chiaro, una volta che Sion ha preso un Glacial Shroud, quel minimo di armatura e riduzione di carica praticamente lo ignora. Sì. Ma proprio del tutto. Qui buona la catena di barili, ma purtroppo non riesce a fare breccia. Tra l'altro Sion, con la determinazione come ramo secondario, si fa forte anche del rivestimento d'ossa. Questa nuova runa che sta donando ai tank un'identità molto più tankosa nelle semplici fasi di corsia, e che è stata una grossa spina nel fianco per pick aggressivi.
è uno dei motivi principali per i quali abbiamo visto Gangplank scomparire, perché Gangplank prima poteva gestire le corsie laterali oltre a iperscalare. Adesso soffri davvero tanto, davvero davvero tanto. Cosa che è giusta, deve essere così, non puoi essere bravo a tenere sotto controllo le ondate di Minion e a duellare e a avere presenza globale con la Ultimate. No, e no, okay. Sopravvivere alla fase corsia iniziale e poi arrivare late game e tirare balini da 1400 di critico. Ciò che non è proprio divertente da affrontare una cosa del genere. Un po' poco bilanciata magari potresti definirla, potresti azzardarti a definirla. No, ti pare? Quando mai? Riot delle cose sbilanciate, trolli? Ultimamente, sinceramente, il bilanciamento da parte di Riot è chirurgico. E vediamo un attimo appunto, attualmente la differenza in gold tra i vari campioni... In realtà sono tutti veramente tanto alla pari. Il vantaggio in gold accumulato dai Forge è così equamente distribuito da non dare una predominanza definibile letteralmente a nessuno dei membri singoli del loro team. Più che altro c'è, il vantaggio ce l'ha Club, che è al First Blood. È normale che abbia un vantaggio sul suo diretto avversario. Le due ondate di Minion sono cosa? 190 gold scarsi? Sì, non... Diciamo che non sono quelli che hanno l'impatto. Principalmente sono è quel First Blood. Da parte di Rico abbiamo visto un tentativo di richiamo base sulla minimappa interrotto da parte di The Game. Poco fa in corsia abbiamo visto la comparsa della stellina sulla testa di Gangplank, quindi è riuscito ad accumulare abbastanza oro con lo scudo reliquia. Tanto Club tenta le engage nei confronti di Syntax di rallentamento, e perché è solo il rallentamento of click che... Tutti hanno mancato tutto quello che si poteva mancare. Magnifico. Questa azione vince il premio per maggior numero di abilità mancate per lasso di tempo. Wow. Stavo dicendo, Gangplank ha effettivamente completato la missione associata allo scudo reliquia. Secondo te lo andrà a upgradare in quello che è l'abbraccio di Targon per ottenere i lumi? No, non, almeno non penso. Per quale motivo ne avrebbe bisogno? Per evitare i dive in corso superiore? Tanto sa che verrà divato prima o poi. Comunque. È una garanzia, sei Gangplank contro... Qui Clavu, però occhio! Prova l'inseguimento Clavu, potrebbe riuscire a prendere la kill invece... E che no, è che va a portarla a casa, Click è lì presente. Alla fine se la porta a casa la kill. La doppia di Kema! La doppia di Kema permette al team dei FiveHydra di andare e in... E anche Kema è morto? Sono confuso. Come? Letteralmente come è morto Kema? Red buff. Non red buff, smite rosso. È morto dai danni puri dello smite rosso. Che bello, in competitivo mi ero così disabituato a vedere quell'oggetto da non prenderlo. Engage da parte di Horn, subito flash da parte di Godrek che qua prova Enz a trovare un'occasione per le più Mephias che prova a testare sul pilastro. Godrek rischia! Si avvicina, arriva a teletrasporto alle spalle della botlane dei Forge. Syntax è lì pronto per uccidere Enz, si riesce a curare, un ultimo autoattacco, se lo porta a casa. Rovina! E si porta a casa anche Mephias, il caro Godrek, che prende l'uccisione con un semplice headshot. Libidine per i FiveHydra, che riescono a ribaltare una situazione pericolosissima con Godrek che ha rischiato davvero tanto e a rigirarla portando due uccisioni dalla loro, vantaggio in uccisioni sul tabellone e a ristabilizzare totalmente il gold. Che risposta da parte dei FiveHydra. Che non solo, in tutto ciò consideriamo anche che Thalia è riuscita a prendere una kill dalla sua, cosa che va a mitigare un attimo lo svantaggio nel quale Cassiopeia la stava obbligando. Cassiopeia, nell'azione che abbiamo visto prima, dove FiveHydra e Forge hanno scambiato due kill per due, le due kill dei FiveHydra sono andate entrambe nelle tasche di Kema, mentre i Forge ne hanno distribuita una su Click e una su Clabu. Questo vuol dire che non è riuscito a dare così tanto vantaggio a Syntax, che però adesso lo recupera in corsia inferiore. Da parte di Clabu vediamo un tentativo di zoning con il miasma, c'è anche la sua esplosione della Q che va ad avvelenare l'avversario, costretto a fare il giro lungo per tornare in corsia, ma i minion non erano ancora accumulati sotto la torre nemica. Assenza di maschera dell'abisso anche per Clabu. Più che altro può permettersi di scalare, può permettersi di andare per un oggetto più aggressivo per un semplice motivo: ha già ottenuto il vantaggio iniziale necessario per non solo sopravvivere nel caso di gank, a meno che non dai dietro. Guarda, parlando di gank, Clavo subito su una Syntax, però alle sue spalle Kema, guarda gli schiaffi che prende da Cassiopeia. Capisci che cosa intendo? Clavo ormai può permettersi di fare quello che vuole. E quelle sono solo 5 stack di bastone secolare. Già. Ne avesse avute 10, Kema sarebbe morto. Quasi sicuro, sì.
E quando in uno contro due siete costretti, i due sono costretti alla fuga, capisci che quella Cassiopeia inizia ad andare un po' fuori controllo. Leggermente Gotrek che subisce un sacco di danni da parte di Xayah, però un critico e un Piltover Peacemaker porta a casa l'uccisione. Click che tenta l'ingaggio, riesce a utilizzare la propria ultimate. Non ci credo! Il bulbo esplosivo usato da Kema ha lanciato fuori Click. Ma non solo, sai qual è il problema? Che Kema era immobilizzato dall'ultimatum Hextech e non è stato sbilanciato dal bulbo. Pazzesco, wow. Che riesce a prendere il red buff a Click. Clamu che prova l'inseguimento dei confronti in mid lane. Non si è accorto che è arrivato al support. Rico intanto in corsia superiore stordito dal decimare. Orger che qua alla fine porta in mano a Kema l'uccisione. Ringrazia Click che potrebbe trovare l'uccisione. Sì, su Gotrek. Grazie. Che ci faceva lì? Era arrivato in ritardo. Sì, un po' troppo. Ragazzi. Ma non era qui il fight? Tipo quando arrivi 3 ore dopo la fine della festa. Sì. Magari però avevi portato dei pasticcini da casa e ormai ti fanno entrare comunque, perché se no sembra male rimandarti via. E però muori. What? Gotrek purtroppo errore di posizionamento per lui che conferisce un'uccisione. Non ne mangio nessuna, ma perché muori? Poretto! Povera Caitlyn! E in quel frangente è morta. Lei e i suoi cupcake sono molto tristi. In generale, parlando dei Five Hydra, esecuzione a livello meccanico durante queste schermaglie è davvero eccellente da parte loro. Syntax sta gestendo molto bene Cassiopeia e questo è importante perché cercare di tenere a bada una Cassiopeia con lo scatto fasico non è semplice per una Thalia. Non so, questa partita è così tesa perché potrebbe esplodere da un momento all'altro in qualsiasi direzione. Attualmente è proprio quella di piccolissimo differenziale in gold che la tiene in equilibrio. Devo dire una cosa però, le azioni aggressive di Clamu e anche da parte di Click le comprendo, ma stanno tirando talmente tanto la corda che si mettono a rischio da soli. Sì, però sai, devi provare qualcosa, non puoi giocare passivo con questa composizione, l'avevamo detto prima. Vero. Il fatto è che la composizione dei Five Hydra, in generale parlando di gioco passivo da parte di entrambi i team, quella che la composizione dei Five Hydra gestisce attivamente sia questa fase di partita che la successiva. Quindi se sei nei Forge devi provare qualcosa, mentre se sei nei Five Hydra vuoi impedire ai Forge di provare qualcosa. E quindi entrambi i team hanno un ottimo quantitativo di motivi per impostare un tempo aggressivo. Hands dalla sua si è preso non pochi danni da quella Caitlyn. The Game ha deciso di non puntare a quello che è lo standard del comando. È il modo attivo, buono contro Thalia. Però non so se... Qua tentativo di engage da parte di Epi, se trovano sciolto da parte di Gotrek. Qua Click semplicemente aiuterà i propri compagni a completare l'uccisione su Orgen, che dive tranquillamente la torre, tanto non può fare nulla. Doppia uccisione per Ant, che ringrazia The Game. Intanto un altro stordimento grazie al decimare a lungo raggio. Stavamo dicendo, qui purtroppo eccesso di zelo da parte dei Five Hydra, che vedono quella torre con davvero pochi HP e sai quella sensazione proprio che non riesci a dire di no al tuo istinto, ma la torre è lì, ancora un attacco, ancora un attacco! E alla fine ci muori e non prendi la torre, e non solo, perdi la torre in corsia inferiore e perdi il drago. Rovina totale per una sola azione da parte dei Five Hydra. Hanno 3 draghi, un infernale e uno della montagna, non è esattamente quello che vuoi lasciare ai Forge, soprattutto considerato che Clamu insieme a Sion e Click potrebbero tranquillamente fare il barone Nashor. Quello è vero, specialmente perché comunque una volta che verrà completato il tormento di Liandry su quella Cassiopeia, ricordiamo che già di base Cassiopeia è uno degli strumenti migliori per andarsi ad assicurare obiettivi neutrali epici, il sostenuto DPS magico che può intanto attenzione, non semplicemente si resetta il tutto con una rotazione. Continuano a resettarsi, prendono obiettivi. I Forge stanno giocando un attimo più lenti dopo aver premuto così tanto sull'acceleratore nei minuti tra il decimo e il diciottesimo, con Click e Clamu che si sono trovati a divare tra due torri. Si sono resi conto che forse poter aspettare un attimo di più e scalare è la situazione ideale. Qui occhio Orgen, si trova aggredito, una tonnellata di danni da parte di Enz, il pugnale di Static. Gotrek quando ha intenzione di attaccare Enz e zonarlo. Effettivamente avrebbe potuto tirare qualche autoattacco mentre guardava Alistar che le prendeva su quel... Alistar
Alice, aspetta, smettila. Intanto qua arriva il dive a 4x3 da parte di Forge. Subito click che va a stunnare Kema. Si lancia utilizza il bulbo esplosivo. Parte il fight di inferiore. Alla fine Horn blocca quel Kha'Zix. L'insetto non può fuggire. Click che si lancia con la sua ultimate. Rico che intanto combatte con la top laner. Click che si porta in salvo. Horgen costretto al blend difensivo, ma alla fine riesce a trovare l'uccisione. E Epias trova il knock up. Teletrasporto da parte di Syntax. Utilizza la ultimate e blocca, blocca Epias. Molto blocca buona Epias. Non può fuggire. Non ha il blend difensivo. Qua quella Thalia però è bloccata dall'altro lato e alla fine Gotrek trova l'uccisione su Epias nonostante la cura di Enz. Enrico che cerca e riesce a prendere la torre della corsia inferiore. The Game è arrivato a quel punto della partita in cui semplicemente non può più fare nulla per gestire Gangplank. Gangplank lo ignora e comincia a prendere obiettivi su obiettivi su obiettivi. Sinceramente i Five Hydra ancora una volta aspettano che siano i Forge ad agire e reagiscono perfettamente. L'impostazione del dive per aggressivo in corsia superiore era buona perché comunque era gestita bene. Il problema è che quanto tempo Horgen è riuscito a prendere dalla propria grazie alla sua suprema. Quella Camille cerca un dive, ma è un dive che non sapeva da fare. E alla fine click ci rimette la vita contro i colpi di torre. La kill va ad Horgen, quindi comunque piangono da un solo occhio in quel punto i Forge. Però arriva poi un secondo controingaggio dove effettivamente riescono a mettere un'uccisione nelle tasche di Gotrek grazie a tutto il loro arsenale e a un muro della tessitrice pitagorico da parte di Syntax. Più che altro sto guardando, riconsiderando la corsia superiore. Rico e The Game. The Game ha giocato una lane phase perfetta. È riuscito a zonare, a rassare, tenere sotto controllo Rico. Ma anche Rico dalla sua c'è esatto. Da dire che il livello della top lane, per quanto magari verrebbe da pensare che sia passivo, invece mi è piaciuto perché l'interazione era costante. Non qui occhio non Syntax. Intanto Syntax qua quanti schiaffi ha preso da una singola tormento di Liandry completato. Quella Cassiopeia adesso Esplode qualsiasi bersaglio si trova di fronte, anche Horgen con la ultimate attiva, anche il Baron. E questo è il problema, che in questo momento il Team Forge si trova in vantaggio di mappa con tre torri ad una. Arriva la locomotiva. Però se clicca a chiudere la strada non possono fare nulla. Eccola che parte. Lo impegno di Stella con lo scudo è stato attivato. Rico forse potrebbe riuscire ad uscire. Click là esplode. Camminare indietro dentro al decimo. Che tenta l'uccisione sull'avversario. Non ci riesce Kema. Con bucio di cuore da parte di Kema che si salva con 10 HP. Wow. È stato veramente, veramente fortunato. Bravo, sinceramente, al di là. Allora, la fortuna comunque aiuta gli audaci su League of Legend. Un conto è essere fortunati, un conto è riuscire a salvarsi da un'azione ben eseguita. E da parte dei Five Hydra, ancora una volta, buona l'impostazione. Perdono un membro del loro team in corsia inferiore, ma rispondono immediatamente. Gotrek qui potrebbe rischiare. C'è Clavo, arriva il flash. Da flash engage da parte di Clavo, subito no cap difensivo da parte di Orgen. Guarda arriva i danni! Guarda Gotrek è esploso in mille pezzi. Non ha preso nemmeno l'astic click. Adesso Horgen è il prossimo focus. Epias appronta la sua ultimate. No, non ce l'ha. The Game che arriva alle spalle con teletrasporto. Kema che prova guardando su Epias, ma è estremamente tankoso. Non possono permetterselo. Rico, teletrasporto difensivo da parte sua, che va ad aiutare i propri compagni. E alla fine la situazione si resetta. Però i Forge si sono portati a casa Gotrek. Ragazzi, piccola nota, ricordiamo a quelli di voi che magari si stanno trovando a soffrire un po' di mal di mare che purtroppo la telecamera all'interno del Tournament Realm non può essere gestita altrettanto bene di un semplice replay. Per un semplice motivo, lo strumento di replay sui server live ha la possibilità di osservare le azioni per 3 minuti e poi trasmetterle allo spettatore. La telecamera sul Tournament Realm vede le azioni dal vivo. Questo significa che ogni volta che succede qualcosa sulla mappa, la telecamera si sposta su quel qualcosa. Kema va ad aggredire Rico. Clavo molto aggressivo nei confronti di Rico, non ha timore, ha utilizzato il colpo perfetto di Caitlyn di Gotrek per allontanarlo. Ma Gotrek può semplicemente avvelenare un bersaglio e utilizzare le sue zanne gemelle per curarsi. Quindi l'investimento di una risorsa così grande su un bersaglio che è capace di self-sustain, di autocura, non so quanto sia saggio. E adesso c'è il drago infernale, il vantaggio di posizione in mano ai Five Hydra, hanno anche il controllo della visione. E hanno Horgen. Hanno Horgen che esplode. Wow, l'hanno distrutto quel drago infernale. Ok che hanno un Kha'Zix, ma mamma mia i danni. Sinceramente i Five Hydra sono ben lungi dal mettere la parola fine sulla loro partita.
vogliono vincerla. E adesso con le statistiche bonus di quel drago infernale su una Thalia e una Caitlyn, hanno da dire la loro. Abbiamo un uccisore di giganti nelle tasche di Rico, che non l'abbiamo ancora commentato per quanto presente. È che utilizza e richiama la Dia Forge, subito contro, costretto al flash difensivo. Normale considerato che era presente di Klabu. Se fosse andato a segno il knock-up della ultimate di Ornn, era una Caitlyn morta. E con una Caitlyn morta, quella è un barone gratuito. Sì, senza ombra di dubbio. The Game ha deciso di potenziare il decimare al massimo piuttosto che lo scudo. Contro Gangplank effettivamente hai accumulato già abbastanza armatura da non subire nessuna pressione d'uccisione da parte del tuo diretto avversario. Kha'Zix va a optare per la letalità, quindi anche quella forma di aggressione viene totalmente mitigata dal fulcro dei geli. Ma sai cos'è che mi fa venire il dubbio? Piuttosto usa lo scudo in maniera aggressiva. Il decimare, ok che lo riesci a colpire facilmente grazie al fatto che utilizzi l'urlo, rallenti l'avversario e poi lo lanci per aria. Penso che sia per ridurre il tempo di ricarica, così che puoi lanciare per aria più volte e tenere sotto controllo meglio la corsia. Esatto, non il solo che la avrebbe corsia, molto senso per ma anche scenari articolati di fight. Sì, anche quello è vero, anche quello è vero. Diciamo che non lo so. Per quanto capisco la logica, da per top laner non ti piace. Da top laner non mi piace. Ci sta, ci sta. Però è giustissimo, è assolutamente giusto, ragazzi. Non sto criticando la scelta. non pensate questo, non sono nella posizione di potermelo permettere. È anche giusto, perché, ma è solo una cosa di gusto personale. Spesso e volentieri ci troviamo ad analizzare tutte le varie possibili alternative a quello che vediamo sul tabellone per alterare quello che è un casting predittivo a quello che è un casting descrittivo. Noi non andiamo a giudicare negativamente quello che è. Qua, tentativo di engaging forte nei mani Godrek. Godrek è morto! Non aveva il flash ed eccolo qua, Click subito utilizza Syntax. Il suo hack ultimato. Syntax ha provato a uccidere Click, ma è stato esploso per mano di Klabu. E ora con due uccisioni in mano i Forge si avvicinano a questo barone Nashor. Kema che vorrebbe avvicinarsi, estremamente pericoloso. Kema è il re dei Baron Steel. Ieri ha vinto una partita con quelli tre praticamente Baron. Esatto, e quindi non mi stupirei se succedesse qualcosa di bello, ma guarda quanti danni gli hanno già fatto. Guarda Kema! Guarda Kema! Kema si avvicina. No, il miasma! Miasma blocca l'azione. Subito Camille si porta a prendere Barone Nashor. Organ si lancia per bloccare la E auguri a sopravvivere. Kema, niente vai, da fare. Kema, vai back. Kema, sei matto. E riesce a schivare tutto, però Klabu dalla sua... Non solo gli HP bonus forniti dal tormento di Liandry e il bastone secolare, ma anche la staffa dell'arcangelo. Qui però troverà Click e... Si sono dati uno sguardo e hanno detto... In realtà il fatto è che Click Camille non l'ha ha, vi- sì, Click sì, non ha visto Kema, perché era appena uscito da un cespuglio e quindi era invisibile. Kema ha detto, aspetta che mi giro, ma magari no. Okay. Questa Camilla tipo tutto, facciamo che non ci muoio a caso. È stato più che altro divertente vedere lo scambio di sguardi tra i due jungler. Mi ricordo perché hai visto proprio Kema che si è spostato indietro per girarsi su di lui e poi ha detto aspetta, ho 300 HP, facciamo che no. Nel frattempo continua adesso la pressione in corsia centrale da parte del Team Forge, che forte di questo barone Nashor ovviamente cambia i tempi di partita radicalmente. L'uccisione su entrambi, che qui Syntax non sta infliggendo danni a The Game, e nonostante l'assenza di uno standardo del comando, stiamo vedendo quanto quell'elmo adattivo stia dando al top laner dei Forge. Vuole statistiche grezze, vuole sopravvivere costantemente in corsia, è sempre full vita senza dover avere neanche un'armatura di Warmog per farlo. Ephias aggredito da parte di Syntax, ma anche Ephias dalla sua ha un buon quantitativo di resistenza magica. Qua i Forge sono liberi di assediare qualsiasi struttura. E adesso The Game, arrivato al quarto oggetto, punta allo standardo. E se è un locket di Iron Solari, il medaglione di Solari di Ferro, ti giuro, impazzisco. Anche perché ne abbiamo già uno di medaglione nelle tasche di Ephias. Muro della testa di corsa inferiore. Ma nel frattempo arriva questa telecamera ping pong tra la corsia inferiore e quella superiore, dove vediamo Rico e The Game che continuano a scambiarsi botte da Orbi, mentre il resto del team dei Forge continua a aggressivo. Guarda come insegua e ha fatto perdere a Organ l'80% di vita. È pazzesco. È Cassiopeia, sì. Ha il copricapo di Rabadon. Wow, ha 4 oggetti completi a 32 minuti è già più ragionevole. Qua Klabu che viene incantato per mano di Kema, lo scudo viene attivato immediatamente. Kema che potrebbe avere il danno insieme a Syntax e non lo trova, invece Click che arriva in soccorso del proprio compagno. Alla fine la ultima di Gangplank porta a casa la il critico campione. Arriva attenzione! Il critico, potrebbe ribaltarsi il fight. Godrek prova a fare tutto il possibile. Godrek che non ce la fa il e riesce a capeggiare difensivamente il
l'engaging organ è ora, Syntax si riavvicina ma nulla da fare, Enz con la quadrupla uccisione. Enz, che cosa ha fatto in questa azione? Bellissima di Enz. E qui bellissima. Potrebbe essere partita. Abbiamo 20 secondi al primo redivivo del team dei Five Hydra e sarà Kema. Non sarà partita per... In realtà l'ondata di Super Minion in corsia inferiore... No, purtroppo non c'è. Peccato, peccato. Però sarà un altro inibitore per il Team Forge. A questo punto i Five Hydra si trovano schiacciati nella loro metà campo e si trovano in una situazione piuttosto scomoda. Se hanno retto il colpo finora, arrivati a questo punto della partita... L'avevamo detto, la loro composizione voleva vincere nelle fasi centrali. Adesso semplicemente soffri troppo l'assenza di una frontline. Sì, non riuscirai mai a sopravvivere, questo è il punto. Hai visto comunque Kema lanciarsi all'inseguimento di Clavo, ma gli è bastato un flash per permettersi di riposizionarsi. Lo scudo derivato dall'abbraccio serafico, dallo Seraph Embrace, è stato talmente alto che non ha avuto difficoltà a sopravvivere. Non so, sai, da parte dei... Oh, qui, questa è la parola fine sulla partita. Sì, un secondo drago infernale per i Forge. Su Cassiopeia. Quella Cassiopeia... ha la corona di Rabadon. Ah, ricordiamo, perché la stai chiamando corona di Rabadon? Si chiama corona di Rabadon la versione potenziata dalla forgia di Ornn. Death Crown's Rabadon è il nome in inglese. Rabadon's Death Crown. Dovrebbe essere corona di Rabadon. Sì. Non sono sicuro se è corona di Rabadon semplice oppure corona... Della morte no, di Rabadon. No, corona infernale. Ah, ok, dovrebbe, perché comunque il tema è sempre la forgia. Quindi comunque dovrebbe essere quella Cassiopeia. Aspettiamo di vedere la telecamera su di lei per capire effettivamente quanti AP abbia accumulato. Non mi meraviglierebbe full build veder toccare le 1000 unità da parte sua, anche perché The Game ha preso il Locket. No, sono tittato. No, che brutta cosa. No, non lo è, perché tanto hanno già tutto quello di cui hanno bisogno. Cioè, strategicamente è corretto. Non siamo in solo Q. Lo so, ma voglio vedere gli stendardi. Ma vedere i minion potenziali. Esatto. Mamma mia, Efias è gigante. Efias è davvero grosso, guarda la sua build. Abbiamo comunque No, ha preso un elisir dell'acciaio. Ah no, dici proprio fisicamente parlando. Elisir di ferro, okay. Perdoni. Gotrek ha preso un critico e ha perso metà dei propri HP. E parlando di critici, non è neanche più possibilità di critico, è certezza di critico, perché con 4 oggetti Enz mette a segno la totalità di questa statistica. Syntax ha perso un terzo di vita da un singolo autoattacco di Xayah. Oh, ok. E Syntax dalla sua comunque ha gli HP bonus dati sia dal Morello Nomicon che dal Tormento di Liandry. Situazione veramente grigia. Qui Efias sta tankando la torre di faccia, tanto... Ma perché non la tanca The Game? Che tanto... Perché la tanca Enz soprattutto? Sì, sono confuso su tutta una serie di cose. Tanto viene The Game adesso sta tankando non solo la torre, ma tutti i danni da parte di Gotrek e da parte di Syntax. Thalia e Caitlyn non faranno tantissimi danni in quel Sion, però guarda quanto è passata la sua vita, ha utilizzato la ultima di Ornn per bloccare l'incanto di Ork che si era lanciato con la testata. Bravissimo Efias. Qui Clavu subisce un colpo perfetto, ma viene attutito da quello che è lo scudo fornito dalla staffa dell'Arcangelo. E i Forge non riescono purtroppo a portare a casa la torre, questo è vero, però riescono a tornare a casa con la vita salva, considerando quella che era l'insistenza dei Five Hydra nel cercare di ribaltare questa situazione. Il fatto che nessuno sia morto è buono, ma è un indicatore pesante. Significa che il Team Forge comunque va a perdere delle condizioni di esistenza, perché... Nel momento in cui hai due inibitori crollati e comunque non riesci a impostare un assedio corretto in corsia superiore, vuol dire che gli avversari stanno rispondendo bene. E chi ti dice che non possano rispondere anche meglio da lì a poco? La cosa è questa. Hai Gangplank, hai Caitlyn e hai Thalia. Thalia ha i danni ad area per pulire le ondate di minion. Caitlyn ha le trappole che non permettono al Team Forge di assediare in maniera sicura. E Rico semplicemente ha i barili. Sì. È quello il problema. La mancanza del Banner of Command in questo caso non è perché è una mia preferenza personale, è perché adesso non avete le condizioni necessarie senza il Barone Nashor per assediare. Certo, sì. Ora possono andare a prendersi il Barone Nashor che è appena tornato in vita, i danni sono altissimi perché sono estremamente in vantaggio di Forge e potranno assediare la corsia superiore o qualsiasi corsia preferiscono, probabilmente la superiore visto che è l'ultima torre degli inibitori che è rimasta, ma...
Perché? Qui Jorgen tenta di ingaggiare su click, ok, ma i danni sono buoni, non trova il rampino, rischiosissimo. Riuscirà a sopravvivere invece sì, grazie all'utilizzo dello scudo adattivo e click alla fine con casca per mano di Rico che fa flash e parle. Ma qui dall'altro lato della mappa semplicemente i Forge della loro stanno chiudendo la partita, quindi non so quanto questa azione abbia dato saggio. I FiveVider hanno portato a casa un'uccisione, però hanno dovuto investire un flash perdendo un inibitore che, ma che con un singolo critico di Ennio viene quasi ucciso. Syntax che subito utilizza la Zonia, niente da fare, adesso Clavo arriva per i suoi danni, flash difensivo da parte sua, la cura, quindi intanto Orger blocca subito l'azione, il inibitore intanto si è rigenerato nella coscia centrale, Orger prova ad attaccare, The Game si lancia, utilizza il decimale, perfetto, e adesso 1, 2, 3, autostacchi, parte la doppia, Xayah, riesce a trovare la doppia, tripla, la tripla, e va però arriva Kima che porta a casa l'uccisione, decimale di Sion, lancia per aria l'insetto, e Efias gli dà fuoco. E a questo punto, signore e signori, per il set è un po' eccessivo. Sembra essere troppo tardi. Solo Syntax a fare da a semplicemente cercare di pulire quelle ondate di minion che si abbattono potenziate dal barone Nashor. Da parte di Sion, The Game che prova a bloccarlo, subito Clavo che riesce a trovare un ottimo. Niente da fare. Niente da fare, Clavo. Clavo ha talmente tanti danni. Ho guardato la barra della vita di Italia. Dai, non è messa male. Fu scomparsa. Signore e signori, su quello che è stato un push finale incredibilmente deciso da parte del Team Forge e su quella che è la disconnessione di Syntax, quei danni da parte di Cassiopeia erano così tanti da averlo disconnesso dal gioco, il Team Forge porta a casa la vittoria ai danni di un team dei FiveVider che però ci stupisce e si dimostra stoico nella sua resistenza. Sì, fino alla fine sono riusciti a trovare il modo di resistere all'assalto del Team Forge, proprio anche chiave il fatto che hanno comunque preso dei campioni che erano capaci di gestire un assedio. Sì, 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 sì. Solo il Baron era una condizione di vittoria di Forge, nonostante il vantaggio in draghi.